ringrazio i compagni che mi hanno preceduto per le ottime esposizioni. E sono Ciro Verratti, Democrazia Atea, un partito che fa parte del coordinamento nazionale delle sinistre d'opposizione, che ha promosso questa iniziativa e riconquistiamo il diritto alla salute, un diritto primario, un diritto umano, un diritto costituzionale. E l'articolo 32 della Costituzione dice che lo Stato deve tutelare la salute della persona nell'interesse della collettività. Ma purtroppo il nostro Stato questo diritto lo ha dimenticato da ormai troppo tempo. Per capire un attimo il processo di devastazione di questo articolo, dobbiamo andare indietro nel tempo e andare agli inizi. Nel 1992, quando una norma modificò le unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali, quello fu il primo passo verso l'aziendalizzazione della sanità, verso la mercificazione della sanità. E il processo proseguì nel 2001, grazie al PD, che non si fa mai mancare nulla, e modificò il titolo quinto della Costituzione, dando più potere alle regioni e creando di fatto le autonomie differenziali in tema di salute. Poi nel 2004 ci pensò Berlusconi, gli dio il colpo di grazia e abolì il Fondo Sanitario Nazionale. Ecco, da quel momento iniziarono una serie di tagli alla sanità che sono proseguiti fino ai giorni nostri. Stiamo parlando di tagli di posti letto, e qui apro una parentesi, abbiamo un record negativo, spiacevole, e possiamo offrire solo 3 posti letto ogni 1000 abitanti, mentre la media europea è di 5 posti letto ogni 1000 abitanti. Parliamo di tagli alle terapie intensive, e durante questa pandemia, siamo accorti che se avessimo avuto più strutture attrezzate per ospitare sale di terapia intensiva, forse avremmo salvato più vite umane. Parliamo di tagli agli ospedali di prossimità, e questo a vantaggio delle cosiddette cattedrali sanitarie, le chiamo così perché sono grossi centri sanitari privati, polifunzionali, quasi tutti in mano al braccio finanziario economico del Vaticano, che molti amano chiamare Vaticano S.P.A. Anche qui apro una parentesi, la sanità privata in mano fondamentalmente a 2 grosse holding, una fa capo alla Confindustria e una fa capo a Vaticano S.P.A. che naturalmente fa la parte della regina in questa fetta di mercato, perché ormai la sanità è un mercato. E capiamoci bene, la sanità pubblica produce salute, la sanità privata produce profitto. E poi le regioni vorrebbero spiegarci, Veneto in testa, per quale motivo si vogliono fare un attacco, una struttura sanitaria totalmente privata pago X. Se vado a farmi un attacco in una struttura sanitaria parificata, privata, pago lo Stato rimborsa X per 3 e io cittadino pago anche il ticket. Le regioni dovrebbero spiegarci questo meccanismo. Inoltre dovrebbero spiegarci le regioni come mai, di quelle poche risorse economiche che vengono loro assegnate, una parte le utilizzino per finanziare servizi che sarebbero servizi di volontariato, quindi totalmente gratuiti. Faccio un piccolo esempio, la questione dei cappellani negli ospedali. Ogni regione spende mediamente, Veneto compreso, circa 2 milioni all'anno per mantenere dei parassiti che fanno un servizio che è inquadrato tra i servizi di volontariato. Dovrebbero spiegarci anche questo. Faccio un altro piccolo esempio, in Puglia, a Lecce, nel carcere di Lecce, c'è un'associazione, Laici Italia, che eroga un servizio di assistenza spirituale non confessionale destinato a carcerati e altri coniugi, ed è fatto in forma assolutamente gratuita. Ecco, il concetto da capire è unico: la salute privata produce solo profitto, la salute pubblica produce benessere, produce investimenti nella collettività. E sono queste le ragioni che spingono il coordinamento a chiedere una sanità e un servizio sanitario nazionale adeguatamente finanziato, anche con una patrimoniale che colpisca le grandi ricchezze, che chiede l'abolizione del ticket, che chiede l'istituzione di un polo nazionale di ricerca finalizzato alla produzione di farmaci e vaccini. Apro anche qui una parentesi, diversi anni fa avevamo questa struttura, questo istituto, poi un certo signore di nome Draghi ha deciso di chiuderlo per ragioni di economicità. Quindi in sostanza chiediamo una sanità pubblica, gratuita, ma anche laica, perché Vaticano S.P.A. non si accontenta di arricchirsi alle nostre spalle,
con le sue strutture sanitarie, no? Va oltre, fa dell'ingerenza alle strutture sanitarie pubbliche in base a dei valori puramente etico-religiosi e inibisce il diritto dei pazienti, delle pazienti a sostenere alcune prestazioni. Mi riferisco al diritto di autodeterminazione della donna. Quindi approfitto oggi per dire a tutti, a chi ci sente, che c'è la possibilità, visitando le nostre pagine social o i nostri siti o anche qui in persona, di firmare la petizione e riconquistiamo il diritto alla salute. Allo stesso livello, per quanto riguarda la pandemia, l'unica strada ormai da seguire è quella della vaccinazione immediata, sicura e destinata a tutti, anche ai popoli che non hanno la possibilità di pagarsi i vaccini. Ed è per questo che chiediamo l'abolizione di ogni qualsiasi segreto commerciale e industriale per quanto riguarda la produzione di farmaci e vaccini. E anche qui c'è una petizione su piattaforma europea che si chiama No Profit, No Pandemic, dove è possibile firmare questa richiesta. Ringrazio tutti e lascio la parola a chi seguirà negli interventi.